Ciao a tutti, io e Piccettino in questa giornata in cui a Cremona inizia la festa del torrone, siamo qui non per parlarvi di torrone, ma per parlarvi di Drago Nero numero 66. Ruga l'implacabile, o roga se volete fare la o lunga, io lo chiamo ruga perché mi piace di più. Cosa posso dirvi? Innanzitutto che arrivo un po' lungo perché nell'ultimo periodo sono stati un sacco di acquisti e pochissimo tempo per fare un po' tutto. Il problema è il, come si chiama? Il problema più grosso in questo momento è proprio il tempo, riuscire a fare tutto, riuscire a stare dietro a tutto. Quindi se non proprio non arrivo a fare la chiacchierata solita proprio a ridosso dell'uscita, ma arrivo un po' più lungo, abbiate pazienza. Comunque, a parte questa piccola precisazione, partiamo subito con questo bel drago nero numero 66. Sempre 3,50 euro, sempre Drago Nero e sempre Giuseppe Matteoni alla copertina. Copertina che lascia ben poco all'immaginazione, Ruga l'implacabile è proprio una sfida finale, un duello all'ultimo sangue, in questa nera pozza, direi, con questi spiriti che onestamente non mi fanno impazzire, mi sembrano un po' fuori, cioè un po' troppo scuri, quasi qualcosa di a parte, di aggiunto dopo, non lo so. Gli spiritelli non mi fanno impazzire intorno. Se li avrei fatti più fumosi quasi, però vabbè. Comunque, tutto dall'idea di una sfida, di una resa dei conti, ed è assolutamente una copertina che comunque ti invoglia a vedere che cosa succederà qua dentro. Anche perché, onestamente, è una copertina dinamica, molto action, e quindi mi piace abbastanza. Promossa e copertina che già ti rende l'idea di quello che troverai più o meno qui dentro. Ma cosa troveremo qui dentro? Beh, troveremo il finale della storia precedente, ovvero 70 pagine, e poi il racconto della Carogna, che è una piccola spin-offino interessante che potrebbe dare il via a qualcosa in più. Scusate, andiamo in ordine. Punto numero 1. Roga l'implacabile. Stefano Vietti, soggetto a sceneggiatura, disegni Fabio Babic e Giuseppe De Luca. Abbiamo il piccolo riassuntino del numero scorso. Abbiamo un po' di cronache delle Rondara da parte di Luca Barbieri che ci spiega un po', diciamo che cosa succederà un po' nel futuro di Drago Nero, il ritorno del Drago Nero Young, l'Adventure, insomma, il cartone animato, insomma, ce n'è di carne al fuoco per Drago Nero, un mondo in continua evoluzione che a noi piace così. Arriviamo però alla storia, pensiamo, guardate le prime tavole già. Ricordate che finiva con quella frana che travolgeva? Ebbene, spettacolo. Già vedete il mago così che è fantastico, cioè è geniale. I disegni sono magnifici, c'è anche una cosa un po' particolare, pagina 12 e 13 che, ma sì, ve la faccio vedere perché è molto sexy nel suo incedere, ma è anche molto importante. È una cosa reale, nel senso quando c'è da scaldare il caldo dei corpi è la cosa migliore. Quindi il mago, che si scopre essere una maga, lo fa con Yan. E poi vabbè, abbiamo il continuo, abbiamo l'altro gruppo che invece sta andando per l'altra direzione con Gmore e l'altra parte del gruppo della Carogna. Il mago e Yan sono i sopravvissuti della prima parte della spedizione, quelli che stanno andando proprio verso Ruga. Che dire, tavole impressionanti. Non voglio svelarvi troppo dalla trama, anche se vabbè, più o meno potete capire molte cose da soli. Punto focale, in questo caso sera. Al di là della trama di questo albo, comunque qui abbiamo sera che continua questo suo sviluppo post-guerra, questo suo indurimento caratteriale e abbiamo anche una, non chiarimento, però una chiacchierata abbastanza importante con Gmor, che sono due personaggi che molto spesso Gmor è stato quasi un fratello maggiore barra padre nei suoi confronti e sera che chiarisce un po'. Non è chiaro come e dove condurrà questa cosa. Potrebbe essere una cosa buona, potrebbe essere una cosa negativa. Qui alla fine Gmor non risponde, non ci viene fatto capire come ha interpretato le parole di Sera. Potrebbe averle interpretate bene come una crescita, potrebbe anche aver interpretato male come una, diciamo, non disconosciuta, non so come definirla. Comunque, vabbè, insomma, non so se questo chiarimento è stato un chiarimento migliorativo o peggiorativo, lo scopriremo solo nei prossimi numeri con Sera punto focale. Abbiamo poi, vabbè, tavole magnifiche, io continuo a farvi vedere qualche tavola a parte perché i Drago Nero sono magnifici, cioè Babic e De Luca hanno fatto un lavoro che, mamma mia, impressionante davvero. Questo è bellissimo tra l'altro, sotto la neve, cioè veramente bella bella bella. Abbiamo la particolarità,
tutta questa attacco durante la notte, bellissimo. Abbiamo poi una piccola particolarità, cioè le pagine nere nel fondo del pozzo dei morti, dove Ruga è entrato per stare tra i morti praticamente, per vedere di uscirne. Bellissimo come vengono rappresentati, quindi queste sono tavole di una magnificenza incredibile. Non vi svelo molto altro, anche perché sennò alla fine non lo comprate più. Vi dico soltanto che la storia va avanti, bla bla. E dopo il chiarimento, abbiamo un'aggiunta, diciamo, alla compagnia di Dragonero, ovvero Aura. Eccola qui. Chi è Aura? Beh, Aura è il nostro mago struccato. Eccolo qui. In un certo senso si unirà alla nostra compagnia. Difatti è la prima volta, per la prima volta nella mia vita avrò qualcosa di simile a una casa. Mi piace questa frase, questo sorriso molto aperto. Qui sembra quasi Freghieri guardando il tratto, onestamente. Vabbè. Comunque, abbiamo tanti tanti cambiamenti, tante tante aggiunte e tanta carne al fuoco che in piccoli dettagli, in piccoli tocchi può portare a migliaia di cose. Quindi questa è una storia per me importante anche a livello di continuity. Perché? Perché la continuity di Dragonero è continua evoluzione. Yana ancora non sappiamo esattamente che cosa farà, non è più uno scout, adesso è una persona comunque che interviene, ma non è più uno scout, non c'è più uno scout imperiale, insomma. Il gruppo è rimasto, cioè Sera c'è, Gmor c'è, Mirva non l'abbiamo ancora vista, ma sono sicuro che sì, Mirva non l'abbiamo ancora vista, ma sono sicuro che la vedremo presto. Alben è Luresindo, è andato a farsi i fatti suoi negli eremi, eccetera, sono sicuro che tornerà. E abbiamo l'aggiunta di questa nuova maghetta Aura. Il gruppo cresce, i chiarimenti piano piano arrivano e chissà dove si porterà. L'albo in sé è molto interessante, certo, è 70 pagine di una storia doppia e finisce, quindi magari è più carino avere anche la prima parte. Però di contro è una storia che è godibilissima, quindi potete tranquillamente prenderla, chissà che non venga voglia di recuperare anche quella prima. Poi abbiamo una cosa che non capitava da un po', cioè il mini raccontino di poche pagine, cioè da pagina 72 a pagina 90, 98, che è sempre ad opera di Stefano Vietti, con i disegni di Emanuele Gizzi, che ci fa vedere come il Carogna, questo simpatico personaggio qui, che è a capo della compagnia di mercenari che ha aiutato Yan nella storia che si è appena conclusa, qui ci fa un po' vedere come funziona e in quali divertenti modi si può diventare capi di una compagnia di mercenari, ecco, mettetela così. Lui è interessante il personaggio, è già apparso nei Senza Anima, e ripeto, i Senza Anima non li ho ancora letti, non ho comprato il volume né uno né due, li aspetto in edicola, che tanto so che arriveranno. E niente, è un personaggio che è interessante, è divertente, anche un po' cialtrone nel suo essere. I disegni sono più spigolosi, ma molto divertenti. Anche le sue espressioni. La sua tamarritudine è tutta ben fatta, quindi è una piccola storiella che ci contestualizza un po' di più questo personaggio e si colloca, immagino, io ripeto, non ho visto i Senza Anima e vedo questa storia, quindi penso che si collochi in mezzo, perché qui nel mondo dragoneriano post-guerra lo vediamo già a capo di una compagine di mercenari, qui invece vediamo come ci è diventato e è divertente, nonostante tutto è anche divertente, è un simpatico cialtrone di un certo peso, mi è simpatico, il Carogna mi è simpatico. Con questo chiudo proprio la disamina di questo volume di Dragonero che mette carne al fuoco, senza esagerare, magari anche più pippe mie per certi versi, però non è detto. La collana Dragonero sta vivendo una giovinezza, una seconda giovinezza, anche se secondo me ancora non è la prima giovinezza, però diciamo una seconda giovinezza post-guerra, con nuovo mondo, nuovo riassetto, nuovi equilibri, anche nuovi personaggi, quindi diciamo che è una collana che sono al 66esimo numero, 66, sono ancora contento di leggere, sono felice che vada avanti e che consiglio un po' a tutti, anche perché ogni numero è un piccolo scrignettino da leggere, da vedere. Certo, un numero come questo non è propriamente l'ideale per chi vuole iniziare, perché si trova un pezzetto del finale di una storia e una breve di un personaggio tra virgolette parallelo, quindi magari è proprio indicativissimo del mondo di Dragonero, però è comunque un buon punto, sono gradevoli da leggere. Diciamo che è preferibile cominciare da una 98 pagine secca, da una 96 pagine, scusate, secca, inizio fine, come ce ne sono state e come penso ce ne saranno ancora. O se proprio proprio uno vuole togliersi la curiosità e non ha mai letto niente niente niente, andare in libreria e prendere uno dei volumoni che costicchiano, che costano 25-26 euro, però sei sicuro che li hai,
una saga intera, hai un Dragonero Doc colorato anche bene, quindi magari ci mi do un'idea, compro quel volumone lì, è anche bello da esporre, non è comodo da leggere in giro, ma me lo leggo a casa, sei a posto. Quindi i metodi per iniziare ci sono. I metodi per continuare, diciamo che sono comprare questi albi, e credo che non ci sia nulla di male se vi dico che a me è piaciuto, ve lo consiglio, ma vi consiglio di continuare a leggere Dragonero se già lo fate, o di iniziare se non l'avete ancora fatto. Quando iniziare, quello sta a voi. Potete iniziare in qualunque momento comprando qualunque numero. Potete andare a una bancarella dell'usato e prendere quello che trovate a 22 centesimi l'uno, non so quanto li mettono gli usati, penso metà prezzo. Oppure andare in Feltrinelli, Mondadori, libreria genere e prendervi il volumone costosone. La scelta è vostra, le opzioni ci sono e soprattutto la cosa importante, Dragonero c'è. Buona lettura e buona sfida finale con questo simpaticissimo gol che darà il filo da torcere al buon Ian. Ciao a tutti, baci e abbracci e alla prossima!